Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube per la prima volta da uomo libero perché finalmente ho finito gli esami, adesso direzione tesi si gode, quindi aspettatevi a un anno scoppiettante ricco di contenuti sia sulla piattaforma rossa che su quella viola. Oggi torniamo con un video su FIFA 22. Difatti c'è stata la conferenza organizzata online da EA Electronic Arts attraverso le parole dei quattro sviluppatori di FIFA 22, che appunto hanno esplorato le nuove aree relative al gameplay di FIFA 22, il prossimo titolo. Quindi sappiamo delle novità interessanti, abbiamo delle immagini di gioco, abbiamo tutto il processo decisionale che ha portato a appunto prendere determinate soluzioni piuttosto che altre. Andiamo ad analizzarlo insieme perché infatti ho tagliato quelle che sono le scene salienti di questo intervento che c'è stato online, che è durato quasi 40 minuti. Se vedrete laggare, non laggo io, ma già la live laggava, ovviamente essendo di EA, quindi il problema era loro a monte, e la traduttrice ha dei bug, ogni tanto parla in inglese invece di tradurre in italiano, quindi la perdoniamo e andiamo poi a raccontare quello che è successo, non vi preoccupate, ci penso io. Passiamo subito quindi ad analizzare questi 10 minuti di estratto che ho ritagliato per voi, dove andremo appunto a vedere per aree quelle che sono le spiegazioni degli sviluppatori. Quindi avremo l'Hypermotion Technology, il Full Team Authentic Motion, Tattica AI, battaglie cinetiche aerei, controllo del pallone composto, umanizzazione dei giocatori e altre feature di gameplay. Quindi partiamo subito e sentiremo parlare proprio Sam Rivera, che è uno dei primi sviluppatori. Ovviamente farò parlare loro e poi andiamo a stoppare per commentare a caldo. Con reale che porta il gameplay al prossimo livello di realismo. La promotion integra l'11 vs 11 mock-up avanzato machine learning per la prima volta per creare l'esperienza più autentica, reattiva e fluida sul campo. Cosa vuol dire? Questo già è. Allora, calcolate che durante questo video ci sarà come parola proprio ritondante realismo, 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 è quello che loro vogliono perseguire con questo titolo. Per la prima volta viene impiegato il machine learning, quindi vuol dire che in teoria se io eseguo una skill e il difensore va al bar, se era controllato dalla CPU, dopo magari non andrà al bar, ma mi renderà la vita molto più difficile. Questo in teoria, linea generale, il machine learning. E adesso ci spiegheranno che per la prima volta hanno utilizzato nelle riprese delle situazioni di gioco non degli 1v1, ma proprio studiando il movimento 11v11 dei giocatori, quindi come si muovono anche senza il pallone tra i piedi. Esattamente, cos'è questo 11v11 mock-up di cui parli? E in che modo machine learning si introduce? In passato usavamo la capture animation nel mock-up studio attraverso una visione ottica e Lag avevamo loro. due o tre giocatori e dicevamo di andare in questa direzione, tenere la palla in un'altra direzione. L'11 vs 11 avanzata con la Lag and Switch ci consente per la prima volta di acquisire i 22 giocatori che giocano in campo, in altre parole, i dati di questi giocatori nell'ambiente reale del football supporta il movimento dei giocatori e dei team in FIFA 22. Qual è l'algoritmo di machine learning? Come agisce con i dati? Da dove prende i dati delle partite o gli altri dati vengono aggregati e applicati alle animation che utilizzate in FIFA 22? Il nostro machine learning, l'algoritmo cutting edge è proprietario. 8,7 milioni di frame vengono supportati nell'advanced 11 vs 11 mock-up, crea in tempo reale un'animazione che genera un movimento più organico e fluido in un set differente di scenari di gioco. Quindi quello che vedrete è un giocatore che si alterna. Queste sono immagini ufficiali di gameplay per la prima volta, sono le prime che ci mostrano all'interno di questo video ed è molto interessante la parte relativa a quelli che sono i milioni di milioni di milioni di frame che riescono a portare all'interno di questo 11v11 mock-up, che infatti dà vita ad una serie di animazioni nuove. Più avanti dicono, se non erro, sono 4.000 animazioni nuove, di cui solamente 400 per quanto riguarda il controllo del pallone, quindi devo dire tanta roba. Erano con dei passi più corti, più lunghi, arrivano nella posizione giusta dove possono trattenere la palla o fare un tiro e un controllo di palla, e questo rende tutto quanto con un look and feel come il football, il movimento più fluido, perché nella vita reale i giocatori si posizionano, guardano la palla, spostano il corpo per arrivare alla palla, e tutti questi movimenti sottili vengono visti con queste
su tecnologie di machine learning innovative in FIFA 22. Puoi dirci di più di questo l'acquisizione dei dati da questo 11v11 mock-up avanzato si traducono in più di 4.000 nuove animazioni aggiunte nel gioco. Per darvi un'idea, sono il triplo delle animazioni che avevamo lo scorso anno. Si tratta di un refresh animation enorme. Queste animation mostrano l'intensità del football, l'aspetto atletico, la fisicità dei giocatori professionisti, e tutto questo si traduce in un grande miglioramento nella player motion. È un salto in avanti fondamentale nel modo in cui si muovono i giocatori, agiscono, si comportano sul campo. La vostra prospettiva, beh, per chi ha ancora queste skill e ha proprio la sensazione di un vero calcio, e il gioco come cambia, come viene percepito? Più responsivo, più fluido? Beh, il gioco è molto più realistico nel football, i giocatori si sentono proprio come dei calciatori professionisti nel gioco ora. Mi dai un esempio di che cosa attendi quando parli di animazioni? Un giocatore che fa un passaggio, o un calcio, o sono azioni più piccole, o azioni più grandi, o entrambi? Sono singole azioni, non so, un giocatore che lancia la palla da un lato. Ecco, qui un altro punto centrale, secondo me, perché come appunto stanno dicendo tutte queste nuove animazioni riguardano sia palla tra i piedi, sia quelle che sono situazioni di gioco, quello che è ridondante all'interno di questo video sono tanto questi lanci lunghi, colpi di testa che vedrete dopo, quindi io credo che l'anno prossimo questo tipo di giocate sarà, insomma, molto molto incentivato anche da una serie di animazioni nuove che le rendono particolarmente letali. Vedete sta palla da fascia a fascia liftata che arriva addosso a Mané, che tra l'altro la mette giù in maniera impeccabile, e vedremo dopo relativo al controllo palla cosa hanno fatto. Dall'altro del campo, che fa appunto quel movimento della palla sotto il piede, ma dunque lo fanno i calciatori professionisti, è davvero esclusivo vedere quel movimento poi rappresentato quando segue la palla mentre vola nell'aria. Quindi i movimenti del gioco lo rendono davvero molto più autentico, perché ci sono i professionisti, i calciatori che lo fanno nelle partite. Beh, magari cambia a seconda del giocatore, insomma, sì, magari ha un movimento diverso rispetto alle... Questo che, come c'erano i body type unici, ci saranno dei giocatori che avranno proprio riprodotte le loro movenze, un po' come Sterling che corre con la manina così come Robben, insomma Neymar che magari farà delle skill in maniera particolare come la sua bicicletta, quindi hanno introdotto ancora di più, diciamo, l'unicità di alcuni campioni che immagino siano i volti del gioco. Division più bassa in FIFA, beh, sicuramente c'è un aspetto della personalità, come calcoliamo, come il feature chiamata Team Intelligence, dove vengono aggiunti maggiori elementi di intelligence in FIFA. Me ne puoi parlare? Questa è centrale, perché questa intelligence di squadra, che è relativa al mock-up 11v11 che loro hanno utilizzato per riprendere i movimenti dei giocatori, guardate che cosa succede, perché qui onestamente è un primo neo che non mi è piaciuto, anzi mi ha fatto scattare un piccolo campanello d'allarme. Beh, sicuramente il potenziale delle nuove console, della nuova generazione, la tactical AI aumenta l'intelligence per tutto il... Guardate cosa succede alla difesa, in particolare. Tutti i 22 giocatori nel campo, quindi nella fase di attacco. Vabbè, qui si è buttato dentro Salah Stecca, ma guardate in fase difensiva. Rispetto a prima, quindi la tattica è molto più intelligent e la possibilità di creare più... Questo movimento, un po' come quelli di quest'anno, dei giocatori che rientrano in maniera automatica dal fuorigioco, qua ha fatto un taglio improvviso. Poi CPU, più opzioni, più possibilità di corsa, questo migliora a livello di tattica, anche sul lato della difesa. Ci difesa, sono grandi campanello d'allarme. La tattica AI è stato proprio riscritto completamente. Ricordate attacco sul lato della palla, quell'impostazione che era straforte su FIFA 20, dove voi l'attivavate e la squadra seguiva in maniera automatica il movimento del pallone? Ecco, mi sembra che quest'anno l'abbiano messo senza bisogno di doverla attivare, e quindi senza bisogno che si consumi la stamina. Guardate che cosa succede. E ora la posizione del team. Guardate come la palla va da una parte all'altra del campo, e guardate come stringe la difesa in maniera automatica, guardate come si muove. C'è proprio molta tattica nella formazione della squadra. Noi vogliamo far trasferire questa sensazione in FIFA 22. Beh, sicuramente si dicono anche, no, di mantenersi in posizione, si comunicano i giocatori tra di loro, l'abbiamo usato. Guardate la squadra come scivola in automatico. La difesa si sposta insieme quando la palla arriva da un lato al campo all'altro, i difensori si spostano insieme, quindi per quello vi dico, secondo me il fatto che la squadra si muova tanto, un po' come attacco sul lato della palla, e unitamente a sti lanci che sembrano super OP,
potrebbe essere una combo fatale e risultare veramente strabuggati sti lancioni, ve lo dico. Sì, adesso nel football è molto importante, come dicevi, è nella possibile anche selezionare le tattiche che variano a seconda del momento del gioco. Sì, Hanno modificato certo, un po' c'è le questa feature che tattiche. consente. Vedete, hanno modificato le tattiche di attacco perché hanno messo per andare a creare la manovra, oltre manovra veloce, manovra lenta, e in particolare all'interno della selezione è possibile scegliere come modificare la chance creation tramite possesso, eccetera, eccetera. Quindi hanno aggiunto una doppia sfaccettatura delle tattiche offensive. E ottimizzare la tattica, di selezionare, impostare le tattiche nella possibilità di avere, non so, nella fase della difesa si può decidere di usare una determinata tattica o cambiare completamente la tattica Guardate sti completamente. Quindi lancioni, così raga, come workano. dà al giocatore più Sti controllo per lancioni ne personalizzare la tattica di sanno, gioco. ve lo Questa feature è dico. molto importante, soprattutto Già mi sembra che ne per chi gioca sappiano. in maniera competitiva, c'è cioè più controllo. Appunto, si può ideare diversamente la tattica, come dicevo, molto importante. Sì, come avete migliorato la fisicità dei giocatori? Abbiamo aggiunto. Hanno poi migliorato la fisicità dei giocatori, in particolare per quanto riguarda queste battaglie aeree cinetiche, kinetiche, dove si sente molto il corpo a corpo, e hanno migliorato quelli che sono appunto i contatti. Vedete, Quindi hai guardate. aperto le cinetiche, quindi quando la palla è in aria si vede la differenza quando due giocatori sono sincronizzati insieme, Vedete. quindi si vede proprio che Conta i due tanto il giocatori tempismo. si uniscono a quella mossa e mantengono l'attività rispetto a quello che vuole l'utente, il giocatore. Questo è molto importante, l'aspetto visual, ma anche la reattività. Queste due funzioni aumentano il livello del gioco. Sì, penso che noi utilizziamo questa tecnologia di interazione dei due giocatori, come dicevo, si sincronizzano, saltano verso la palla e quando collidono è molto naturale il Esatto. modo in cui inciampano. Vedete, hanno, diciamo, messo un maggiore realismo, sempre che ritorna la parola realismo, anche di quelli che possono essere situazioni che derivano da contatti fisici. Cadono dopo quella collisione, non sono degli oggetti singoli che si scontrano, ma sono proprio due giocatori che saltano e si contendono la palla e corrono uno da un lato, uno dall'altro, in un'altra direzione, in una direzione opposta. E il punto è che poi saltano insieme e si sente quella fisicità adesso. Ci sono una serie di aree della FIFA che sono state modificate con l'Air Promotion Technology, e sicuramente questo va a vantaggio di ulteriori animations. Sì, sicuramente. Poi, come vi dicevo, hanno modificato tantissimo le animazioni del controllo palla, in particolare quella sul primo controllo. Avete visto già prima i tocchi di petto, eh? Adesso ve li fanno vedere meglio. E vi dicevo, 400 animazioni nuove solo per quanto riguarda il controllo palla. Mentre il primo tocco della palla è molto importante. Air Promotion ci dà questo refresh enorme dell'animazione, ora siamo in grado di controllare la palla in maniera più fluida rispetto al passato. In modo in cui lo facciamo, aggiungiamo nuove animazioni multitouch, questo è il punto Esatto, chiave. vedete? Il multitouch, quindi controllo palla di petto, la butto subito col piede orientato. Questo pure credo che sarà una componente veramente che ritorna nel FIFA 22, perché mi sembra che ci abbiano lavorato tanto. Raga, quando lavorano tanto su cose nuove, solitamente sono OP. Vedi tunnel, vedi crocchette, vedi tornado cross. Sono più lunghe, hanno più tocchi della palla che consentono di fermare la palla sul petto e poi colpirla con il piede con un'animazione fluida. L'animazione più lunga riesce a raffigurare lo spostamento dalla gamba al piede in maniera più controllata e fluida, quindi ogni volta che la palla salta nell'aria, c'è cioè quel tocco di petto e fluido con il secondo tocco nella direzione di traiettoria della palla. Questo si chiama Compose Ball Control, questa feature, perché i giocatori sono molto più naturali in questo primo tocco e transizionare al secondo. Beh, incredibile. Vedete anche qui come hanno aggiunto questo shield del giocatore che prende proprio posizione sul difensore per poi orientare il controllo. Questo sempre in ottica realismo. E notare il multitouch in cui si scherma il difensore, poi si fa il primo tocco sulla gamba e poi si passa in maniera molto fluida in avanti. Questa parte secondo me è davvero fantastica. Molti effort per renderlo sempre più realistico, i giocatori non sembrano più dei manichini, si muovono in maniera molto autentica sul campo. Poi hanno aggiunto questa componente della player humanization, ossia hanno umanizzato tanto i giocatori, quindi avranno anche in mezzo al campo dei comportamenti più realistici, chiederanno il pallone, si lamenteranno, gesti di stizza, insomma una cosa che serve a rendere l'esperienza di gioco un po' più immersiva, che sono delle chicche che alla fine all'utente fanno Ho piacere. realizzato l'11v11 Advanced Mockup,
in modo tanto che i giocatori comunicano sempre. Dico, dai, forza, passa, vieni. E tutte queste esclamazioni che i professionisti fanno ogni secondo nel gioco, comunicano, parlano. Quindi ci sono tanti nuovi comportamenti che abbiamo introdotto, i gesti che si comunicano ai giocatori, dicono, ecco, mi sono libero, passa. E allora passo in quest'area, passamela qui la palla, e guarda che c'è qualcuno che dietro di te. Sono soltanto degli esempi. Ricordatevi i nomi di questi, se il gioco è brutto. Dei comportamenti che sono stati introdotti e aggiunti nel gioco. E alcuni sono davvero sottilissimi, non si rilevano nemmeno. Ma c'è questa sensazione generale che i giocatori sono più vivi, realistici. Sì, sicuramente durante le diverse azioni, calci d'angolo, e i giocatori si comunicano, chiedono la palla e si spostano leggermente per fornire maggiore supporto. Quindi sicuramente ci sono più opzioni di passaggio in questi ambiti. Raga, io sta cosa non l'ho capita, perché mi sembra che Kanté è più alto di Rudiger, Jorginho è più alto di tutti. Sono un attimo preoccupato quando ho visto sto frame. Giocatori più umani e più realistici nel campo. Sistema del portiere. È un sistema che... Ecco, passiamo a quelle che invece sono le ulteriori feature di gameplay, perché hanno reworkato un botto i portieri. Dice anche qui una miriade di nuove animazioni per i portieri che li rendono molto 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 più intelligenti e affidabili. Consente di avere delle prese più affidabili, prende decisioni più smart nei momenti cruciali del gioco. Questa è stata la prima cosa che ho notato giocando con Fiat Attitude. Beh, dicevo, sì, ok, capisco che si tratta dei movimenti di calcio tradizionali, ma quando abbiamo visto il portiere era un'animazione completamente innovativa, incredibile. Guardate come tutte le situazioni di gioco che hanno utilizzato, regà, tutti cross e colpi di testa, filtra. Questa cosa mi preoccupa, lo dico. Questo ve lo dico, ve lo ribadisco, che secondo me l'anno prossimo cross a stecca. Perché come core player sono abituato alle animazioni regolari di FIFA 21. La prima volta che ho visto l'area del portiere ho detto, ma incredibile, riesce a fare movimenti davvero straordinari. Sì, abbiamo aggiunto una serie di nuove mesh per fare il refreshing di tutti i movimenti del portiere. Sì, non soltanto l'animazione, ma anche i playback è stato upgraded. Come dicevamo, la prima cosa che ho notato, ho detto, è incredibile, c'è molta più fluidità. Guarda, rispetto animazioni al gioco nuove, dell'anno scorso. Animazioni nuove anche per evitare che la palla vada sempre sui piedi dell'attaccante. Questo sistemato, sta palla sarebbe andata sui piedi dell'attaccante al centro, invece va fuori. Sì, più dettagli, il modo in cui il portiere segue la palla, passa, la prende con le mani, è molto più realistico rispetto a prima. Non soltanto l'animazione full body del portiere che salta in area, ma anche la palla che arriva nella rete. Alcuni esempi che magari alcuni non notano in prima battuta, ma se andiamo più a vedere più da vicino cosa si nota? Ci sono delle animazioni molto più sottili nel gioco, il modo in cui si fa il primo passaggio della palla, o un passaggio più lungo, tanto dei giocatori, animazioni hanno avuto refresh, avete proprio riscritto anche la palla, il movimento della... Ecco, poi una cosa che hanno toccato tanto è anche la fisica del pallone, che è una cosa che dicono ogni anno di toccare, quest'anno dicono che in particolare è molto più realistica, il pallone non è mai frenato dal campo, quindi molto più scorrevole, palle che vanno, viaggiano più rapide. Palla, sì, è vero, questa è stata una feature rivoluzionaria. In FIFA 22 importiamo i dati delle mobile reali che riguardano la palla nel gioco per creare un realismo di prossimo livello in termini su come si sposta la palla. Cambiamo i parametri, come l'attrito sul suolo, l'attrito con... Vedete sti lancioni, guardate, solo lancioni fanno vedere. L'aria, come ruota la palla, la velocità di rotazione, questo cambia proprio la percezione del gioco, come si sposta la palla. Molto più autentico, noterete che subito, ad esempio, se si esegue un passaggio per passare dall'altra parte del campo, la palla si muove in maniera molto più autentica. È davvero una soddisfazione quando si fanno questi passaggi fantastici nel campo. Per contestualizzarlo, possiamo dire che c'è proprio un'animazione innovativa nel nuovo mock-up e la palla si sposta in maniera molto più autentica. E quando la riceve la palla il giocatore, queste nuove animazioni creano un'esperienza molto più genuina. Sì, nei passaggi anche di
terra, non c'è più un rallentamento, quindi è possibile girare, passare la palla, aspettare il momento di presa. Tutti questi miglioramenti rendono il gioco più fluido, sì, assolutamente. Assaggio, sinceramente. Questa è l'ultima feature che hanno introdotto, ovvero l'Explosive Sprint, che è praticamente una sorta di speed boost con L1 alla Liberovski che vi ho sempre fatto vedere. L'unica cosa interessante è che però non solo ce l'hanno gli attaccanti ma anche i difensori, quindi è molto più counterabile secondo me. E hanno introdotto anche un cooldown, quindi io non posso spammarlo in maniera prepotente, ma una volta che l'ho fatto una volta passa un tot prima che lo posso rifare. Quindi è una cosa secondo me intelligente, perché magari su FIFA 19 si era criticato il fatto che il colpo di testa col Temed Verde era OP perché lo poteva fare solo sull'attaccante e sovrastava il difensore. Immaginate magari la possibilità di poterlo fare anche col difensore, era molto più bilanciato. Quindi mettere una meccanica di questo tipo, ma dare la possibilità anche al difensore di reagire, anche se comunque l'attaccante è sempre più rapido del difensore, in linea di massimo, così dovrebbe essere, è comunque già una buona cosa. Carica che si chiama Explosive Sprint, con quel trigger, se viene azionato nel momento giusto, si avrà un'accelerazione maggiore di spinta della palla, più di dribbling e Lag loro. per la difesa. Quindi, se si cerca di prendere la palla di un dribbler, si accelera quello sprint. Se siamo di dribbler, invece, possiamo davvero capire come si vuole muovere l'avversario, avvicinarsi e riuscire ad avere un'accelerazione più rapida. Questo cambia il modo in cui si difende la palla. Allora pensiamo che quando viene azionato quel comando sia nel vantaggio di poter anche un attimo aspettare, avere questi piccoli spostamenti tra i due giocatori. Questo tempo vi dà quell'input per poi azionare l'accelerazione. È davvero un grande cambiamento. Beh, sicuramente queste feature, ci chiediamo se adesso questa parte di sprinting del game come verrà gestita. Beh, la stiamo utilizzando per far sì che si senta questo momento esplosivo, ma non sarà l'unica possibilità. Ci sono tante alternative che consentono ai giocatori di utilizzare questa meccanica. Che giustamente diceva, sarà uno speed boost continuo? No, perché ci sarà anche appunto questo cooldown che permetterà che insomma ci si veda anche altro, non solo questa corsa del ciuccio in mezzo al campo. Quindi niente, per quanto riguarda la conferenza che c'è stata, è fondamentalmente tutto. Queste sono le parti salienti più interessanti. Vedremo nei prossimi giorni se usciranno delle pitch notes, delle cose più che andranno nel dettaglio e ci daranno la possibilità di scoprire altri dettagli in vista di FIFA 22. Io, raga, vi ringrazio per la visione, vi rimando ai link che trovate in descrizione per piattaforma Viola e tutto quanto, dove sono live tutti i giorni. Un salutone dal vostro Liberoschi e statemi bene, ciao ragazzi.